Laboratorio Urbano Mediterraneo a San Giorgio Ionico in via Trento, presidio del libro di San Giorgio Ionico. Siamo in compagnia di Raffaello Castellano. Questa sera abbiamo scaldato un po' gli animi con questa presentazione. Sì, questa sera parte ufficialmente Lettura del Chilometro Zero, la terza edizione, che è stata la prima nel 2012, la seconda nel 2014 e questa che è la più lunga, 13 autori presentiamo, la più lunga da 10 anni a questa parte nella provincia di Taranto. Abbiamo cominciato con un ospite d'onore, appunto un lettore a chilometro zero, Mario Desiati, con la sua ultima opera letteraria, Candore, uscito per i tipi delle Naudi. Ed è stata particolarmente briosa e partecipe questa serata, perché molti si aspettavano alcune cose, ma come spesso succede, la letteratura e l'arte non fa che sorprenderci. Ci saranno altri appuntamenti poi con la rassegna? Sì, grazie per questa domanda. Il prossimo appunto è proprio il 6 aprile con il secondo autore a chilometro zero di quelli che volevamo presentare, appunto fra gli scrittori emergenti, Fabio Bellavista, con il suo Lo Spartano, che è un noir, appunto una bellissima pubblicazione che verrà presentato di volta in volta da un giornalista sempre diverso, perché abbiamo voluto coinvolgere gli autori e i giornalisti, perché i giornalisti hanno il compito, come tu stasera stai dimostrando, di dover divulgare anche le notizie culturali alla popolazione. E quindi 6 aprile sarà il secondo appuntamento. Vogliamo anche ricordare i tuoi collaboratori? Sì, allora del presidio del libro di San Giorgio Ionico è fatto da un gruppo di persone che si è animato e si è formato l'anno scorso, e di questo gruppo fa parte praticamente, li cito solamente coi nomi, Maddalena D'Amicis, Simona De Bartolomeo, Antonello Pastorizia, Mariangela Suma, Serena Liagi, Angela Mastro Marino e Marco Tagliente, che poi è stato quello che ha ideato e ha raccolto queste persone intorno a loro. Io sono il responsabile, sono Raffaello Castellano e siamo contentissimi di questa iniziativa. Bene, lo speriamo di non aver dimenticato nessuno. Allora, prossimo appuntamento con la rassegna del libro per il 6 aprile. Noi intanto andiamo a conoscere Mario Desiati. Mario Desiati, al Laboratorio Urbano Mediterraneo a San Giorgio Ionico, ha presentato il suo ultimo libro, Candore. A cosa ti sei ispirato quando hai scritto questo libro? Ma è un libro che covo da tanti anni e nasce da voler raccontare la dipendenza e l'ossessione, temi molto contemporanei. Credo che la dipendenza, in questo caso nei confronti della pornografia da parte del protagonista Martino Bux, è un tema che non era ancora stato molto trattato in narrativa. È un tema a cui io sono molto, molto legato, perché conosco bene queste tematiche, ne ho sempre in qualche modo scritto ma mai in forma romanzesca, e quindi a un certo punto ho avuto una storia, questa storia è diventata Candore. Un messaggio per i lettori di questo libro? Più che un messaggio posso dire che chi si approccia a un romanzo del genere certamente alla fine si troverà più dubbi che rassicurazioni. Penso che la letteratura sia fatta di questo, sia fatta di dare più porzioni di realtà e quindi più punti interrogativi piuttosto che punti esclamativi. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, tornerai a trovarci. Certamente. Grazie a voi, dal Laboratorio Mediterraneo Urbano è tutto, alla prossima.